Regolamentazione sulla privacy, chi insomma meglio di voi può darci un parere, nel senso che se ne discute, sembra che per tutte quelle realtà che hanno a che fare con i dati sia una restrizione del campo d'attività, invece so che voi la pensate diversamente, perché? Sì, noi siamo felici. L'abbiamo fatto, abbiamo messo le domande della GDPR dall'inizio della società con un real opt-in veramente informato dall'utente. Dunque, siamo contenti che tutto il resto dell'industria adesso sia obbligato da farlo. Dunque, sì, piuttosto contento. Noi oggi abbiamo il 50% della gente che ci dà accesso ai dati, e l'altra parte è gente che ha deciso di non dare i dati. E noi troviamo che questo è fair e dare il potere all'utente è la miglior cosa da fare perché lui decide di dare i dati o no. Ma entrando nel merito anche della qualità del dato, è vero che potremmo anche arrivare ad avere dati, cioè qualitativamente più utili per chi poi deve operare o pianificare campagne, insomma interagire con degli utenti? Più utili, diciamo più puliti, nel senso che prima potevi avere, ci sono gente che ha accesso ai dati, però senza domandare all'utente il suo parere. Questo per noi ci pose un problema perché non è sustainable. Andando avanti così l'industria andrà dentro un muro dove se te domandi all'utente, guarda, abbiamo bisogno dei dati per fare pubblicità più mirate, per fare studi, e lui accetta, così è un win-win per tutti. Ci saranno gente che non vorranno, avranno pubblicità non mirata, e ci saranno quelli che capiranno il gioco e ci daranno accesso a questi dati per avere una pubblicità più mirata e forse meno pubblicità anche, perché quando te targetizzi gli utenti paghi di più il supporto che display questa pubblicità e dunque il supporto c'ha bisogno di meno impression per fare gli stessi soldi. Dunque l'utente che dà accesso ai suoi dati avrà un'esperienza migliore. Anche perché ecco, c'è cioè il discorso della targetizzazione, un po' anche un vostro cavallo di battaglia, nel senso che insomma è inutile sparare nel mucchio, meglio andare a mirare esattamente, nonostante magari l'utente si muova all'interno della medesima app, ma sparare immediatamente all'utente che per me è interessante. Tra l'altro voi vi muovete su tutto quello che succede nel sistema Linux, quindi non tanto nell'app di per sé stessa, ma proprio quello che l'utente realmente fa col suo telefono. In questo senso, insomma, cosa sono le novità a cui state lavorando? C'è qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Sì, noi fino adesso l'avvantaggio per un app publisher di integrare le nostre tecnologie è di avere pubblicità pagata meglio perché più mirata, ok? Domani tutti i dati che generiamo con la nostra tecnologia daremo accesso a questi dati tramite un dashboard per i publisher che ci integrano, perché anche se questi dati oggi il publisher non c'ha accesso, ci sembrava logico che il lavoro che facciamo di creazione di queste date, darli indietro al publisher che ci dà accesso all'utente. Dunque questo lo lanciamo al Mobile World Congress il 28 febbraio, spiegheremo un po' più in dettaglio qual è questa app, diciamo questo software rivoluzionario che darà accesso a tantissimi dati per i publisher che lavorano con noi. Visto che insomma si è da poco concluso il 2017 e siamo ormai entrati a pieno titolo nel nuovo anno, ci fai un po' un sunto della situazione, cosa è successo anche in termini di business, come sta andando? Noi quest'anno, il passato anno, scusa, 2017 era veramente importante per noi perché era il lancio degli Stati Uniti. Dunque, mio socio Thomas è partito dagli Stati Uniti, ha aperto l'ufficio un anno fa, oggi siamo più di 50 negli Stati Uniti, abbiamo fatto un botto che nemmeno noi ci immaginavamo. Dunque siamo super felici, oggi siamo un po' più di 200, 3 anni dopo il lancio della società, dunque fino adesso sta andando bene, speriamo. Anche perché insomma oggi siamo poi tra l'altro nei vostri nuovi uffici, Sì. lasciato il Talent Garden, per cui significa insomma che le dimensioni richiedono una struttura ad hoc. Per l'Italia che programmi avete? Per l'Italia facciamo ancora crescere la squadra, qui in Italia abbiamo soprattutto publisher, dunque persone che convincono le app ad integrarci sul mercato locale e commerciali, sales. Ci saranno una decina di nuovi assunti dentro l'anno. L'Italia è un mercato importante per noi, è il quarto mercato, dunque sì, e in più metà italiano mi piace venire a vedere le squadre qui.
Siete operati in un mercato ovviamente velocissimo, in cui anche il vantaggio competitivo diventa insomma sempre più affannoso per essere tenuto. Voi in 3 anni avete costruito tutto questo, non vi fa paura la nuova concorrenza? C'è qualcuno all'orizzonte? Fino a che non ti fermi di correre va bene, però è una corsa in avanti, per questo che usciamo sempre nuovi prodotti. Questo Active Insight che esce in febbraio, abbiamo anche uscite novità a fine dell'anno sulla parte pubblicitaria e ci sono tante cose dentro le scatole. Abbiamo una squadra di più di 80 tecnici tutti a Parigi, dove passiamo più energie, più tempo, ed è sopra il prodotto.